Videohunt è un'applicazione gratuita che consente di commentare video anche in maniera collaborativa. Può essere utile a scuola e di facile utilizzo. L'insegnante può invitare gli studenti per visualizzare i video commentati o per collaborare attivamente con annotazioni o domande alla loro realizzazione. Vediamo come funziona. Ci si collega al sito, creiamo un nuovo video da commentare. In questo caso il video, l'indirizzo del video lo ricavo da YouTube ed è un video che io ho scelto sulla fotosintesi clorofiliana. Dura 1 minuto e 52 secondi, in qualsiasi momento posso inserire dei commenti. Se lo faccio partire, ho intenzione di inserire dei commenti, per esempio in questa parte del video, quindi inserisco da questo simbolo un commento. Potrà essere una domanda, potrà essere un'osservazione, per esempio la domanda, fai una piccola ricerca su questi aspetti e così via. Ancora andando avanti nel video potrò inserire qui un'altra mia osservazione, lo chiamerò osservazione, ricopia l'immagine, eccetera, eccetera, così via. E ancora più avanti, per esempio qui, lo chiamerò ossigeno, fai una piccola ricerca, eccetera, eccetera. E salvo. A questo punto, se io torno nella mia pagina principale, in automatico il video è stato salvato. Vediamo come si presenta. Lo faccio partire e so già che al 27° secondo questa mia prima domanda, vedrete, cambierà colore. Andiamo avanti più velocemente per vederlo. Andiamo ancora avanti. In questo caso al 59° secondo si evidenzierà quella casella e ancora più avanti al minuto e 35 secondi. Torniamo ancora nella pagina principale. Posso creare un gruppo, posso chiamarlo per esempio classe terza, posso aggiungere i membri in questo gruppo indicando l'email, chiudiamo questa pagina e posso da questo comando sia ricavare il codice per inserire questo video eventualmente in un mio blog, un mio canale o sito internet, ma posso anche condividerlo, come si può vedere. Per condividerlo, vedete, io aggiungo qui i nomi, sempre l'indirizzo internet dei miei collaboratori, i quali potranno annotare o potranno solo vedere il video. Posso anche inserire un gruppo, se io l'ho già creato, io in questo caso ho creato la classe terza e posso quindi invitare l'intera classe alla collaborazione o alla visualizzazione di questo video. Questo è tutto, arrivederci!